Ciao ragazze, io sono Ross e in questo video faremo insieme degli esercizi di tonificazione total body con l'utilizzo dei manubri. Ci servirà anche il tappetino e l'interval timer che imposteremo con 50 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 24 round. Il CFX è 3,8 e qui sotto nell'info box trovate il link per scaricare la scheda. Iniziamo. Iniziamo con il warm up. Piccola corsa sul posto. Muovo anche le braccia. Facciamo iniziare a salire i nostri battiti e scaldare i muscoli per prepararci al workout. Schiena dritta, addome attivo. Jumping jacks. Respiro. Side lunge. Schiena dritta. Scendo giù bene. Kickback e piccolo squat. Ok. Tocco terra e un twist. Una gamba piegata, l'altra tesa. Dai, dai. Ok. Torsione sul ginocchio. Di nuovo, jogging place, tutto da capo. Dai ragazze, ci scaldiamo per bene. Jumping jacks. Side lunge. Rimango giù. Kick back
E piccolo squat, scendo giù poco. Dai che abbiamo finito, abbiamo quasi finito il riscaldamento, ci manca solo un esercizio poi, anzi due. Volevo vedere se eravate preparate. Side lunge, contorsione. Bravissime, dai ragazze! Dai che poi iniziamo! Ok, marcio sul posto, mi preparo per il workout. Insieme diverse varianti di squat, abbiamo bisogno del tappetino e di un appoggio che può essere una sedia o come in questo caso un tavolino. Vi può servire anche per appoggiarvi e mantenervi in equilibrio. La prima variante è il narrow squat, gambe unite e scendo in squat. Quando salgo contraggo i glutei. In questo modo lavoreremo oltre che i quadricipiti anche l'interno coscia. Poi c'è il sumo squat, divarichiamo le gambe un po' più della larghezza delle spalle, le punte dei piedi sono rivolte verso l'esterno e scendo in squat, anche qui lavoro anche l'interno coscia. Poi c'è il figure four squat, la gamba che rimane in appoggio è leggermente piegata e vado a disegnare proprio un 4 con le gambe, in questo modo scendo in squat, contraggo i glutei quando salgo. Prima da una parte e poi dall'altra. Poi surrender squat. Scendo sulle ginocchia e risalgo. Prima da una parte, prima con una gamba e poi con l'altra. Posso anche mettere le mani sui fianchi. Poi abbiamo il Bulgarian squat. A questo punto ci serve il nostro appoggio. Mettiamo un piede. Ci distanziamo un pochino e scendiamo giù bene. Prima con una gamba e poi con l'altra. Mi raccomando, questo è un po' una posizione anche di equilibrio. Quindi cercate di mantenere l'addome forte. E l'ultimo esercizio è il jump squat and leg lift. Quindi facciamo un piccolo jump squat, i piedi sono divaricati, larghezza spalle, le punte dei piedi sono rivolte verso l'esterno, jump squat e leg lift, gamba leggermente piegata, leg lift. Così lavoro anche l'esterno coscia. Jump squat, leg lift. Ok, si parte con... Per ogni esercizio faremo 30 secondi, quindi imposteremo l'interval timer con 30 secondi di lavoro, non c'è pausa fra un esercizio e l'altro, quindi continuiamo tutto veloce e tutto di continuo per 16 round. Cominciamo. Narrow squat. Controllo il movimento. Contraggo i glutei quando salgo. Ok, sumo squat.
Anche qui quando salgo contraggo i glutei. Forza. Respiro. Scendo giù bene. Figure four squat, prima con una gamba. Posso appoggiarmi anche ad una sedia per l'equilibrio. Mi posiziono bene. Cambio gamba. Un pochino sopra il ginocchio, non proprio sopra il ginocchio, eh. Scendo e salgo. Respiro. Ok, surrender squat. Salgo e vado giù alternando le gambe. Scendiamo piano, appoggiamo piano il ginocchio, mi raccomando. Addome è attivo perché comunque lavora sempre l'addominale. Bulgarian squat. Scendo e su. Forza. Ok, cambio gamba. Ok. Una volta che ho trovato la mia posizione, scendo e salgo. Non stendo completamente la gamba quando salgo, eh. La lascio leggermente piegata quella che è in avanti. Dai, dai. Ok, l'ultimo. Jump squat e leg lift. Dai, forza. So che vi fanno male le gambe. Bruciano anche a me. Ok, ripartiamo da capo, narrow squat, forza. Respiro. Contraggo i glutei. Bravissime. Sumo squat. Dai, bravissime, forza. Scendo e salgo contro i glutei. Figure four squat, posizione via, guardo un punto fisso in modo tale che ho più equilibrio o mi posso appoggiare ad una sedia. Cambio.
Posiziono e via. Bravissime, forza. Controllo sempre la posizione, mi raccomando. Surrender squat. Dai, dai, che mancano pochi esercizi per finire questo bonus. Anche qui, mi raccomando, controllo sempre il movimento, sia la discesa che la salita. In questo modo lavorano anche i glutei oltre che le gambe. Ok, Bulgarian squat. Dai, forza. Lo so, le gambe bruciano. Dall'altra parte, questo è un esercizio molto, molto tosto. Dai, dai. Respiro. Ok, jump squat e leg lift. Dai, l'ultimo. Controllo questo leg lift. Vado a lavorare l'esterno coscia. Dai. Ok, perfetto, marcio sul posto, respiro, inspiro sulle braccia ed espiro, faccio scendere i miei battiti, inspiro sulle braccia ed espiro, l'ultimo, su ed espiro. Iniziamo il workout. Manubri. Bicep curl and shoulder press. Retroversione del bacino. Prima un braccio e poi l'altro. Qui, shoulder press. Segno le rep. Schiena dritta, row. Porto bene indietro i gomiti. Respiro. Okay.
Squat giù bene, salgo, contraggo bene i glutei e shoulder press, military press. Controlla bene il movimento. A fondo laterale saltato, giù bene i piedi, una gamba tesa, l'altra piegata, bene indietro con i glutei, schiena dritta, addome contratto. Ok, giù, un dumbbell. Russian twist. Gambe su oppure in appoggio al pavimento. Respiro. Segno le rep. Bicycle ups. Dai, dai ragazze! Segno le rep. Un dumbbell. Un double crunch. And sit up. Controlla il movimento. Segno le rep ed esercizio cardio, sempre con un dumbbell, vado
toccarlo prima con un piede e poi con l'altro. Prendo il ritmo. Muovo le braccia. Dai, dai. Posso fare anche questo eventualmente. Se sono stanca e voglio riprendere fiato. Non mi fermo. Ok. Su in piedi. Un dumbbell. Una gamba avanti, l'altra indietro. E vado giù in squat. È uno squat un po' diverso dal solito. Andiamo a lavorare in un altro modo. Contraggo sempre i glutei quando salgo. Peso sempre sui talloni quando scendo. In questo caso sul tallone della gamba che rimane dietro. Ora prendo tutti e due i manubri. Scendo in deadlift. Su, contraggo bene i glutei. Quando scendo, reverse fly. E di nuovo su. Attenzione, schiena super dritta. Addome contratto. Scendo, controllo. Ok, un manubrio alla mano. Su in alto. Reverse lunge. Knee up and torso. Esercizio cardio e poi piccola pausa. Frog squat, jump e half burpee, giro. Schiena dritta, forza! Dai, dai! Bravissime, così! Ok ragazze, marcio sul posto, piccola pausa. Thank you.
ricominciamo. Bicep curl and shoulder press. Segno le rep, manubri sempre alla mano. Row. Respiro. Spingo bene indietro i gomitoi. Dai, dai. Squat giù bene, salgo, military press, respiro. Quando salgo contraggo bene i glutei, quando scendo il peso è sui talloni. Controllo bene il movimento. Esercizio cardio, forza. Scendo giù bene, addome attivo, schiena dritta, tocco il pavimento. Eventualmente, se sono troppo stanca, posso fare questo. Quindi elimino il salto. Ok, Russian twist, un dumbbell in mano. Controllo bene, posso appoggiare i piedi e quindi eseguire sempre lo stesso esercizio oppure piedi in alto. E il lavoro si fa un po' più intenso. Dai, dai ragazze! Ok, segno le rep, giù il manubrio. Bicycle abs.
Tutta l'energia la voglio qui nel workout, forza! Rimanete concentrate con me, forza! Non mollo! Un dumbbell. Double crunch. And sit up. Controllo bene il movimento. Ok, segno le rep. Via, esercizio cardio. Muovo anche le braccia per prendere un po' il ritmo. Eventualmente elimino il salto e faccio questo, ma non mi fermo. Ok, ora sempre un dumbbell. Facciamo quello squat un po' diverso dal salto. Altra gamba. Una gamba avanti e una indietro e giù in squat. Respiro. Dai, dai. Signore rap. Deadlift. Su, contraggo bene i glutei. Reverse fly. Dai, dai ragazze, manca poco. Ok, un dumbbell. Un bel su. Indietro, affondo indietro. Knee up. E torsione. Controlla bene il movimento. Non importa, se perdo l'equilibrio, ricomincio da capo. C'è un lato sempre un po' più
debole. Se è un problema, giù in dumbbell e lo faccio a corpo libero. Ma non mi fermo. Ok, e ora esercizio cardio. Dai, dai, forza! Ok, marcio sul posto, mi preparo per lo stretching. Questo workout è un Tabata bonus in cui faremo degli esercizi cardio, quindi una specie di kickboxing. Avremo bisogno di questi due pesi leggeri, io uso questi da un chilo, potete anche usare delle bottigliette d'acqua eventualmente. Sono solamente due esercizi, l'interval timer va impostato con 20 secondi di lavoro e 10 secondi di pausa per 8 round. Quindi ci alterneremo, dicevo, con questi due esercizi. Il primo esercizio è questo. Facciamo un calcio frontale, un calcio laterale, sempre con la stessa gamba, e poi due punch, due pugni. E poi riprendo calcio frontale, calcio laterale con l'altra gamba e due punch. E questo è il primo esercizio. Il secondo esercizio invece è questo, due jumping jacks, che potete farli o saltati o per chi non può saltare può farli in questo modo. Prima sposto una gamba e poi sposto l'altra e comunque alzo il braccio. E poi, dopodiché, faccio un calcio in avanti e sempre con la stessa gamba un calcio indietro. E poi ancora due jumping jacks e poi un calcio in avanti e un calcio indietro. Mi raccomando, l'addome è super forte perché dovete cercare di restare in equilibrio. Ora facciamo partire l'interval timer e cominciamo l'allenamento. Controllate il calcio. Ok, 10 secondi di pausa e poi parto con il secondo esercizio. Via. Controllo. Respiro. Ok, marcio durante i secondi di pausa. Dai ragazze. Marcia, marcia. Cerco, mi raccomando, di rimanere in equilibrio. Addome super forte. I calci, se riuscite, in alto.
Forza, dai, respiro. Siamo a metà. Cercate di andare un pochino veloce se riuscite al vostro passo oppure seguite me. Dai, respiro. Bravissime. Ok. Dai che manca l'ultimo esercizio. Di nuovo, jumping jacks, and front kick and back kick. Dai, dai. Ok, marcio sul posto. Inizio a far scendere i miei battiti. Respiro. Knee hug, ginocchio al petto. Scendo giù e da questa posizione piego una gamba, l'altra tesa e torsione verso la gamba piegata. Cambio. Una gamba tesa, l'altra piegata. Ok, ora low lunge. Spingo giù il bacino. Cambio. Guardo in avanti.
giù e poi su. Posizione del cane che guarda all'insù. Vado a stretciare bene l'addome, glutei contratti. Da questa posizione salgo e mi metto nella posizione del cane che guarda testa in giù, guardo il mio ombelico e posso piegare prima una gamba e poi l'altra. Così streccio anche nel frattempo i polpacci. Una gamba avanti, piegata, l'altra tesa e torsione del busto verso la gamba piegata. Guardo il mio pollice. Cambio. Ok, giù, porto le gambe indietro, braccia tese, gambe tese, cerco di toccare con la punta dei piedi il pavimento. E ora piano piano stendo le gambe e prendo la punta del piede e giù. Cerco di portare il più possibile il busto vicino alle gambe. Ad ogni espirazione scendo. Gambe tese. E ok ragazzi, abbiamo finito il workout.